Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 51esimo episodio di Pokémon Snakewood. Nello scorso episodio abbiamo fatto tantissime cose, tra le quali abbiamo sconfitto il nostro padre e più che sconfiggerlo l'abbiamo ucciso, e poi siamo entrati nel covo di un mafioso praticamente. Già, ma signori miei, se vi ricordate, a quel covo non ci abbiamo ancora trovato un'utilità. Bene ragazzi, in questo episodio andremo a fare la cosiddetta Turmur Chain. Questa Turmur Chain, come facilmente intuibile, ci permetterà di catturare Turmur e in questa catena, diciamo, il Meat Father, il covo dei mafiosi che abbiamo visto l'altra volta, avrà un ruolo fondamentale. Fondamentale, sì, non so cosa ho detto, mi sono appena svegliato. Comunque, questa catena è molto particolare, infatti si compone di 9 passaggi fondamentali che dovete eseguire nel preciso ordine che farò io e che ho bellamente scritto qua alla mia sinistra. Prima cosa da fare, andare a Rustboro City e al centro Pokémon ottenere il Mushmask da questo simpatico omuncolo. E ragazzi, sei un allenatore, vero? Quindi forse potresti utilizzare questo. E otteniamo il Mushmask con il tipo che scompare a caso. Ok, dopo averlo ottenuto dobbiamo andare al percorso questo praticamente, non mi ricordo il numero. Comunque voliamo qua, attiviamo un repellente e facciamoci il tragitto tattico. E niente signori, vedrete questo video mentre sono a Liverpool. E come state? Ditemi un po' come state qua sotto nei commenti, come sta passando la vostra estate. La mia obiettivamente non so come sta passando in questo preciso istante, perché sto registrando tanto tempo prima che voi vediate questo video, ma per ora sta viaggiando nel verso giusto. Insomma, anche il canale sta andando bene, vi ringrazio tra l'altro perché abbiamo raggiunto quota 4500 iscritti per ora. E niente, lo scienziato è questo. Oh, ma quello è un Mushmask, posso averlo per piacere? Adoro i funghi, allora no, forse posso offrirti questo raro oggetto. E otteniamo Cologne, che penso sia Colonia, l'acqua di Colonia, non ne ho idea. Adesso dobbiamo andare a Dewford e dare questo oggetto al ragazzo assetato, che io non so dove sia. Quindi adesso parlerò a muzzo con la gente. Vuoi che sia questo? No? Sì, perfetto. Questa colonia è avvelenata. Che cosa ti aspettavi? Posso entrare qua. TM36, ok, era dai primi episodi che desideravo entrare qua e questo è Sludge Bomb, vediamo cosa... Ok. Morti, sono tutti morti. Ah, ok, è vero, questi qua erano quelli che erano ritornati. Vabbè, in sostanza abbiamo ottenuto, sapete che non ho neanche visto... Ok, aspettate. Ma che devo fare? Ma non dovrei aver ottenuto tipo un bellissimo oggetto che non ho ottenuto? Ossia lo Spark Token? No? No, eh? Cazzo è la Count's House, raga? Oddio, è troppo malata sta cosa. La Count's House a Fortress City. Ok, stop un attimo. Ok ragazzi, dopo secoli interminabili di ricerca, dobbiamo parlare a sta tipa qua e otteniamo il Thunder Cub. La casa è questa, per intenderci, è la prima sulla quale potrete andare. Ora questo Thunder Cub lo dobbiamo ottenere al Fort Draco, che è difficilmente raggiungibile perché bisogna passare da Victory Road. E tra l'altro forse è il caso che mi vado a prendere il Magneton col Flash, se no io in sta via Vittoria non mi so orientare mai. E boh, deposito solo un secondo Aerodactyl, tanto poi cosa mi ci vorrà mai. Ma tra l'altro cosa bisogna fare per ottenerlo? Perché c'è una descrizione colossale che sto leggendo adesso. The Endless Plains. Ok. Ok, sapete che veramente non sto capendo un cazzo. Allora, ci provo, ci provo. Sì, raga, dovete capire, è una cosa malatissima. Però volevo farla perché siccome non abbiamo mai dato... Cioè, nello scorso episodio non ho dato un'utilità al Meat Father.
Ah, mi sembrava sensato dargliela, poveraccio. Non ha fatto niente di male lui alla fine. Cioè, rip, altrimenti. Allora, repellente. Allora, se non sbaglio, era giù di qua. Non so, tra l'altro, se ve l'ho mai fatta vedere sta cosa. Però andando di qua si può tornare a Fort Draco. Esattamente, tra l'altro, ragazzi, a Fort Draco ci faremo qualcosa nell'episodio finale, credo. Perché sì, credo che manchino solo due episodi. Ora dobbiamo andare alle Handless Plain, che sinceramente non ricordo dove fu. Ok, perfetto. Dovrebbe essere questo. Ok, perfetto, abbiamo lasciato qualcosa. E in teoria adesso dovremmo ottenere Ah, ok, non ho spazio nella mia squadra, quindi devo andare a depositare. Cioè, oddio, ho tirato un calcio al cestino qua sotto. Cioè, mi stai dicendo che devo. Questo è un Pokémon in particolare? Ok, ma è uno Shinx dunque. Allora, riproviamo. Vediamo se. Ah, me l'hai già dato, me l'hai già consegnato. Shinx. E credo che come oggetto abbia. Cat's Eye, perfetto. Cat's Eye. Occhio di gatto. Non mi piace sta cosa, sapete? Ottimo. Ok, allora, depositiamo sto coso. Riprendiamoci Aerodactyl perché ci servirà, ragazzi, per volare alle SeaWorlds. Alle SeaWorlds dobbiamo trovare una persona che, boh, una persona a cui piacciono gli Shinx e dobbiamo consegnarle questo occhio di Shinx. Che cosa macabra. Ma comunque io sinceramente non so dove si trovi, quindi adesso partirà l'esplorazione ignorante. Tra l'altro lì c'è uno strumento che deduco sia un Broken Heart. Tra l'altro, ragazzi, ecco un'altra cosa. Per i Broken Heart si potrà catturare Charadeu, o un nome così mi pare, tramite di essi, però sono 50, ragazzi, e è un suicidio, veramente. Quindi dubito che lo farò anche per la mia sanità mentale. Dove cavolo si va in queste SeaWorlds maledette? Non sarai tu. No, te pareva. Ok, perfetto. Io per fortuna ho Rock Smash. Sì, sei tu, me lo sento. No, perfetto. No, il repellente lo si attiva forever and ever. Tutta la vita lo attivo il repellente. Io ho paura a proseguire perché so che andrà a finire, che cadrò dalle cascate e che rimarrò indietro. Bene ragazzi, dopo secoli l'ho sgamata, non chiedetemi come ho fatto. In ogni caso, ora otterremo la Pachi's World, che credo che si pronunci così. Comunque, da questa zona qua, anziché andare su di qua per andare dal ragazzo, andate sostanzialmente di qui. Ora, il problema sarà uscire da sto inferno adesso. Sarà proprio veramente fuggirselo. No, ma dovremmo essere quasi vicini, sapete? Grazie, ciao. Qui al 50, tra l'altro, me lo stai dicendo, ottimo. Allora, repellente, attiviamolo e. Ok, sì, non dovrebbe essere sto gran problema. Ottimo. Oddio, adesso ci sarà un'altra bellissima cosa da fare. Dobbiamo andare sul Monte Camino, su quello che tecnicamente dovrebbe essere Monte Camino, ma che in pratica è qualcos'altro, tipo un monte innevato. Allora, no, il deserto non ci fermerà. Lo facciamo molto velocemente, raga, tanto è qua vicino, col velocizzatore ci mettiamo 3 secondi, anche perché, ragazzi, se stoppo succede sempre che vado totalmente a fanculo. Ok, sì, è la strada giusta, nel senso che la registrazione va a fanculo e mi fa gli audio con 26 secondi di ritardo. E siccome già mi succedono nei fact time queste cose, infatti devo trovare un modo di registrarli in maniera più decente. Cosa sto facendo? Non lo so, così, 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 così. Sì, perfetto. E dovremmo essere arrivati, se magari non si mettesse in mezzo Onbone, che io ho sempre chiamato Onbone da ignorante, ma tecnicamente è Onbone. Ok, dobbiamo scambiare. Salve! Lei è molto potente, sa. Ok, questi qua forse non li ho sfidati, ma vabbè, balzano. Esatto, lo dobbiamo scambiare con questo qua. Otteniamo una Jike Bird. Una Jike Bird, che boh, non so cosa sia, sinceramente. Cioè, un uccello. Un piccolo uccellino. Può essere scambiato ad un Najakelist. Allora, dobbiamo andare sul percorso 34, che non so obiettivamente quale sia, anche perché sulla mappa non me li segnano. Quindi forse è il caso di andare a un centro Pokémon, tipo qui a caso a Fortree, e andarci a vedere i percorsi. Percorso 134.
Oh Gesù, no! Non lo troverò mai, e sono quelli con le correnti, maledizione. Tra l'altro sto video durerà un'eternità, ma fa niente. Gli extra sono fatti così e la chain è fatta così soprattutto. Non è colpa mia, perdonate questo mio grave errore. Ok, dobbiamo trovare un ciclista qui, come faccio a trovarci un ciclista? Ok, quella roccia lì, raga, se non sbaglio, è tipo Lord Ombone, che è anche lì. Ancora l'ho chiamato Ombone, mannaggia me. Quella è una grotta? Ho visto bene? Sì, ho visto dannatamente bene. Eh sì, secondo voi lo trovo. Spiegatemi con quale potere della fisica riuscirò a beccare la strada giusta. Mai nella vita proprio. Allora, tu niente. Tra l'altro è sul percorso 134, quindi devo anche vedere quando sono effettivamente sul percorso 134. Io una mappa non l'ho mai ottenuta qua, no. E boh, che ne so io. Ok, tu stai morendo, infatti. Stava morendo tantissimo questo. Ok, lì c'è un tipo assai bello. Mi sa che ho sbagliato tipo tanto, però. Non ce la farò mai, come faccio? You are in the town where all the posts misbehave. I say killing team 6-0. Look at all the graves. Got that tower full of bodies. Ain't got shit up in the lobby. All you see is purple smoke. See that silk go just to spot me. Then I'm like, boo, bitch, no trick or treat. Fucked in sweets, I need some beats. I'm like Jason with no cleaver sheep. Cut a mutant's head off eating meat. Go swag is on the billy, but no capper. I ain't friendly. More like Gengar with Mac TV. Shadow on me hanging freaky. Lavender town, I'm looking around. Now when it's night, it's a good night. Cut off the light, now you have an. E raga, del resto sono anch'io un ritardato. Ho letto biker anziché hiker, era uno scalatore, perfetto, la otteniamo. E adesso ragazzi, dobbiamo andare semplicemente dal Midfather. Sì, è maledettamente finita sta cavolo di catena. Oh Gesù, per andare dal Midfather devo fare un giro assurdo. Vabbè, e allora, allora sai cosa ti dico? Ti dico che stoppo e mi faccio trovare direttamente là. E dove cavolo era il Midfather? Non mi ricordo. Non mi ricordo mai nella vita, forse non me lo ricordo perché era una cosa, esatto, la scala è questa. Ok, signori pronti? Perché adesso devo capire, perfetto. Sono il Midfather, quando i miei amici sono in difficoltà, oh, quella è una wing, sì, insomma. Ok, quel verso può essere, lo è, Creepy non c'è, ok, forse mi manda... In un'altra dimensione no. Ok, eccolo, Turmur, livello 60. Allora, mandiamo Magneton e facciamo Zap Cannon nel tentativo di paralizzarlo, raga. No, però non devi missare. Ok, perfetto. Focus Energy, cosa mi sta a significare? Ipnosi, questo coso qua è infamissimo. Ok, raga, adesso andiamo di spam di Ultra Ball. Sperando di prenderlo prima di uno. No, niente, prima di domani, dicevo. Dai, forse questo erano due giri, raga. No, niente da fare. Dai, stacci uno. Maledetto. No, figa, c'è Nightmare sto coso. Nightmare e ipnosi, che combinazione, raga. Combinazione della madonna. No, 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 no. No, 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 no. Full restore, non rompere le balle. Ok, perfetto. Ci siamo capiti. No, 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 aspetta. Minchia, io mi gioco una Luxury Ball a caso, raga. Ecco, perfetto, ottimo, ottima prestazione. Uno. Dai, minchia, non è possibile che non fa più di un giro. Uno. Niente da fare. Dai. Due. Due te ne chiedo, non 106. Due. Due. Dammi delle false speranze, figliolo. Uno. Niente da fare. Ottimo. Fin troppo bello sto gioco. Allora, Snake Oil e olè. Zap Cannon di nuovo, perfetto, adesso è vita rossa e adesso però si è ricaricato, lo schifo. Non buttarlo giù, perfetto. Dai, hai rotto. Sì, cavolo, l'ho preso, alleluia. Oh. Il fungo morente Pokémon dalla dimensione del disagio. Turmur è un infermabile forza della natura. Nessuno l'ha mai visto e è riuscito a raccontarlo. Oh, per fortuna l'hai sconfitto. Quello era Turmur, il Pokémon dalla dimensione del disease. Mi pare che sia disagio, quindi sì, dimensione del disagio. Io e lui ci siamo già incrociati prima, quando ha provato ad infettare la mia carne. Deve aver sentito l'ala Raidrake.
viaggiando attraverso i mondi, ha deciso di farci un giro anche lui. Ok ragazzi, bene. Ed eccolo qua ragazzi, guardate che Pokémon particolare, tipo Disease. Ed è molto interessante perché appunto è un tipo sconosciuto, è un tipo non definito e probabilmente è un tipo che non ha né debolezze né resistenze. Le statistiche, guardate l'attacco, che cosa assurda, queste sono le sue mosse, fanno cagare, lo so. E niente, io spero che questo video appunto vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate anche nei social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle mie attività e quelle del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video!